Sulla web radio, la radio che non ti giudica, con telefonate in diretta. Buongiorno a tutti, sono Angelo Marzo e sono in compagnia del collega Raffaele Fatano. Allora, Raffaele, io non ti voglio chiedere cose in via istituzionale, però come avvocato senior invece, che cosa ti aspetti dal congresso? Quali sono i problemi dell'avvocatura, non quelli tutti, che un congresso può risolvere, e che cosa bisogna fare per raggiungere l'unità di intenti? Cosa mi aspetto dal congresso è difficile poterlo dire, è una scommessa come tante altre, ma è una scommessa importante. Mi aspetto che si discuta. Come ho detto poco fa, non credo che il congresso sia il luogo in cui poter discutere approfonditamente, perché bisognerebbe arrivare al congresso preparati e in quella sede discutere e confrontarsi per trovare una sintesi. Questo è quello che a me pare fondamentale. Io credo che quello che si è smarrito forse negli ultimi 20 anni, adesso io ho una visione, come tu giustamente hai detto, ho fatto 1979 il primo congresso di Lecce, oggi sono qui, da almeno 20 anni si è smarrita l'occasione di discutere e confrontarsi sui temi congressuali. Poi quelle che sono le tematiche dell'avvocatura, quelle credo che in questo momento le difficoltà, le problematiche sono state evidenziate, sono note a tutti. Un congresso non le può risolvere, ma se un congresso consente di raggiungere delle consapevolezze, come altri meglio di me hanno detto in passato, forse sarebbe già un successo. Volevo chiederti l'ultima cosa, perché c'è questo scollamento fra la base degli avvocati e il senso istituzionale dell'avvocatura, nonostante questi congressi, nonostante corsi di formazione, nonostante le vicende di tutti gli enti istituzionali, vedo una poca partecipazione, e lo ha denotato anche l'ultimo votazioni per quanto riguarda i delegati della Cassa Forense, una partecipazione veramente esigua. Perché secondo te, come avvocato, non come collega che sta nelle sedi istituzionali? Ma le ragioni dello scollamento possono essere tante, evidentemente, e come sempre accade in questi casi non ve n'è mai soltanto una. Hai citato l'elezione della Cassa. Io non sono convinto che abbiano votato meno di quelli che abitualmente votano per la Cassa. Forse c'è stato qualche confronto in più e qualche, ma è proprio il tipo di elezione della Cassa, per come si svolge, per le caratteristiche, fatta eccezione per i distretti più grandi, dove in genere si va con... Cosa succede nella politica? Sono i nominati e gli indicati, cioè in genere si va con liste dove si sa già chi, ma si sa già nel senso che c'è magari una sola lista, dove ci sono poi c'è un confronto tra due, diventa un po' più problematico. E questo è certamente un aspetto. Per il Consiglio dell'Ordine, nelle sedi dove è più sentito, la partecipazione è più ampia e anche il confronto diventa aspro in determinate circostanze. Però secondo me c'è una componente generazionale. Che lo vediamo anche, che vediamo essere rilevante anche nella politica, nella società, no? Quell'allontanamento deriva anche da una scarsa attenzione dei più giovani rispetto a determinate problematiche. Un solo esempio: io mi occupo di politica forense, la parola è grande, è grossa, da tempo, ma nel mio studio non c'è nessuno che abbia seguito, e io ho fatto dei percorsi che sono partiti 1982, sono partito con l'AGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, cioè, e quel percorso è andato avanti sempre per tappe graduali. Oggi non c'è nessuno, sono molto pochi i giovani che si occupano di queste problematiche, salvo poi lamentarsi, e questa purtroppo è forse un italico difetto, lamentarsi senza però pensare di impegnare del tempo per costruire. E d'altra parte, qual è il limite dei congressi? Al fatto che ai congressi molto spesso ci siano da un lato i soliti noti e dall'altro colleghi disattenti che a volte preferiscono altro ai lavori congressuali in senso stretto, che non sempre sono interessanti, per dire la verità. Bene, grazie a Raffaele, una buona giornata e buon congresso a tutti. Grazie a te. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi, e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione.
Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.